Buongiorno, ci troviamo nel comune di Concerviano e oggi andremo a visitare questo casale adagiato sulla collina. Sullo sfondo si intravede la frazione di Pratoianni e proseguendo poi per la strada provinciale, che è questa qui, andremo a raggiungere la struttura di nostro interesse che ha un accesso carrabile, quindi c'è la strada per raggiungere lo stabile. E andiamo a visitare. Eccoci qui, ci stiamo gradualmente avvicinando al casale. Mi soffermo lungo, ripeto, la strada statale per sottolineare la posizione incantevole, estremamente panoramica. Vediamo qui tutta la vallata del Cicolano, di questo oggetto di vendita di quest'oggi. Questo casale, anzi, rettifico, questi casali, perché parliamo di due strutture che poi analizzeremo meglio sul posto. Sono due strutture rispettivamente di 150 e 120 metri quadri in pietra. La parte antistante che sto inquadrando in questo momento è la parte più grande, quindi la struttura da 150 metri quadri, e intorno a questa proprietà, tutta la collinetta, abbiamo 1,5 ettari di terreno su cui scorre una sorgente. Un panorama incantevole, una posizione impagabile. Proseguiamo e andiamo a Allora, vedere proseguendo la la statale. Da qui inizia provincia scelta. la provinciale, da qui inizia il terreno di proprietà lungo tutta questa fascia. E a questa altezza abbiamo l'accesso alla nostra struttura, dove, come possiamo vedere, c'è già il servizio della luce attaccato con il contatore già inserito. Qui abbiamo tutta la vallata con il terreno di proprietà e da qui c'è accesso. Ci troviamo all'interno della proprietà. Da qui inizio girando intorno a tutta la struttura, anzi a tutte le strutture. Dalla parte a valle, dove poi riprende un terreno pianeggiante dove sono attualmente posizionati degli ulivi. E questa è la parte a monte che gira intorno a tutta la nostra struttura. Qui abbiamo il piano alto. Eccoci qui. Stiamo entrando nella parte superiore del casale, del primo casale che troviamo. La struttura più grande, vediamo lo stato, sicuramente con un tetto fatiscente, ma con una vista davvero invidiabile. Vediamo tutta la vallata, il paese che vediamo frontalmente è il paese di San Martino, e proprio sotto di noi, non so se riuscite a sentire, c'è la sorgente che si sente di scorgere. Abbiamo la sorgente e si sente il rumore dell'acqua. Torniamo all'interno. Con attenzione perché il solaio è abbastanza fatiscente. Andiamo a vedere l'altro vano. Eccolo qui. Abbiamo delle balle di fieno, abbiamo una piccola finestrella chiusa e sotto di noi le cantine. Proseguendo lungo questo sentiero, cerchiamo di vedere un pochettino meglio. Ripeto, ci troviamo nella zona del Salto. Su questo lato, sicuramente affacciandosi a quella che domani sarà una probabile finestra panoramica, riusciamo a vedere il lago del Salto che rimane al di sotto.
si incomincia a intravedere la nostra struttura. Questo è il fabbricato più piccolino, di circa 120 metri quadri, purtroppo una muratura fatiscente a causa del tempo e dello stato di abbandono, il quale guarda, ripeto, il lago del Salto. E questa invece è la struttura più grande, la quale avremo accesso da qui. Siamo per entrare a quelle che un tempo erano le stalle, le cantine del primo fabbricato che troviamo, il fabbricato più grande. Eccoci qui, l'unica parte che per il momento è accessibile, ma possiamo già da qui riuscire a intuire lo stato e la composizione del fabbricato. L'altezza sembra apparentemente bassa a causa del letame che troviamo a terra e che quindi fa diminuire l'altezza. Abbiamo questi solai in legno, abbiamo questo enorme trave imponente e abbiamo l'affaccio su tutta la vallata del Salto, mentre dal lato opposto riusciamo addirittura a vedere anche il lago del Salto. Qui abbiamo un'altra stanza, eccola qui, e sopra abbiamo un altro piano al quale purtroppo però non è possibile accedere. Tornati lungo il sentiero, abbiamo i due fabbricati, eccoci qui. Andiamo a visitare il più piccolino. Vi ricordo che proprio qui sotto abbiamo la sorgente che scorre. Io spero voi riusciate davvero a sentire il rumore dell'acqua. Ma dobbiamo proseguire, quindi andiamo a visitare il fabbricato più piccolino. Eccoci qui. Abbiamo tutto il terreno che prosegue, riusciamo a intravedere gli ulivi, ma non riusciamo purtroppo a vedere il lago. Questo è il fabbricato più piccolino. Proseguendo da questa porta andiamo in un'altra area che attualmente è diroccata. E proseguendo il sentiero potremmo visitare tutto il terreno. Eccolo qui il fabbricato numero 1, il più grande, e il fabbricato numero 2. E da qui io vi do appuntamento ad una visita guidata.